Tu mirada, sì, così, tu mirada, Sofia. Bellina, eh? Sì. Tormentone dell'estate. Sì. Hai imparata? No. Ah. Senti. La bolletta dell'acqua. Sono una bolletta dell'acqua che non è la mia, però. Perché un utente ci ha mandato. Allora, questa è la bolletta di Umbraacque. Umbraacque della vicina Umbria. Allora. Si cambia anche regione. Questo utente ce l'ha mandato da una sua conoscenza che, vedete, diciamo la media, questo è marzo-aprile, la media è 39 euro, insomma, di solito di media sui dai 35 ai 40 euro ogni due mesi. Qui si parla addirittura di 72 metri cubi fatturati. Ora, questo utente si chiede... Mi fai vedere? Tu sei un commercialista, lo so. Allora. Che tu mi freghi, eh? Io non ti frego, è il commercialista qui. Va bene. Allora. Ma di cui sono stati 62 stimati 10, ma di cui fattura di 72, che vuol dire stimati? Beh, sai che c'è una parte stimata che poi se l'hai consumata o no. Va bene, poi dopo si farà conguagli. Va bene. Quindi i costi sono. Questa è una fattura di conguaglio, non è una fattura. Vabbè, di... Comunque vuol dire che ha pagato ancora meno, carissimo. È una fattura di meno conguaglio. Meno 91, quindi vuol dire che ha pagato ancora meno. No, sono acconti del bet precedente. Questo è il riepilogo. Quindi vuol dire che ho capito, sono... ma se viene sempre 40 euro ha detto. Scusa. Non lo so quali sono, quanti sono gli acconti precedenti. Comunque, guarda qua. Comunque si dice che ha pagato sempre 40 euro, vuol dire che addirittura costa ancora meno del totale. Comunque vedi, se vogliamo vedere i calcoli, non ti diamo con conti che la gente non sa, però ci costa, vedi qui, in prima fascia, dov'è qua? 0,22, seconda fascia al metro cubo, seconda fascia 1 euro al metro cubo, cioè, le fasce sono due, dai. Quindi non so se qui conta il giorno e la notte o con che modo viene calcolato. Comunque, se la media è questa, come mai a 40 km o 50, 60, non so dove stia questo, chilometri di distanza l'acqua costa così meno? Visto che Arezzo si conferma l'ottava o la nona provincia più cara d'Italia, anzi tu pensa che in Toscana, sai che anzi, nelle prime 10 città d'Italia dove l'acqua è più cara, 9 sono, o 8 o 9 sono toscane, quindi il problema è in Toscana. Perché? Voglio fare un po' di conti. Beh, allora, noi che facciamo qui? Andiamo via. Scusa, sono 130 euro che ha pagato, 130 euro per 200 giorni, quindi 130 diviso 200 fa 65, fa 65, se per 3, 18, 210 euro all'anno paga di acqua. Ah, c'è gente che gli arriva una bolletta sola di 200. No, dai, su, ora il consumo. Noi siamo, vabbè. Io una famiglia normale con la mia quanto spende 70, 75 il doppio, euro. Il doppio. 75 euro, quante bollette sono? Sono bimestrali? 7,428, 280 contro 210. Sono 70 euro in più che spendi. No, non sono 70 euro in più. Sono 70 euro in più. Ma scusa, se tu spendi 70 euro ogni bimestre, lui ne spende 35. Scusa. Ma questo è un congo. Ah, dai, ma se è una media. Allora, prima di tutto il prezzo dell'acqua è influenzato dalle opere e dagli impianti che sono stati fatti e dagli investimenti che ha fatto Nove Acque. Logicamente che riverbera sul prezzo. Questi dell'acqua. Investimenti, chi gli ha detto di farli? I singoli comuni. Che chiedono continuamente investimenti sull'acquedotto. Vedi l'acqua di Montedoglio che bene o male è stata portata un po' dappertutto. Più Nove Acque continuamente fa investimenti sugli acquedotti. In Umbria non li fa. Sulle ricerche. Ma in Umbria c'hanno le cascate delle marmore. Che cascate? C'hanno le fonti del Clitunno. Sì, c'hanno il Tevere che passa per tutta la sua lunghezza. Sì. E quindi gli investimenti ne fanno. Cioè, gli investimenti si fanno solo in Toscana, gli altri parti dove costa di meno non si fanno. Poi lì sono sottosviluppate, ci sono i contributi dello Stato. Nell'Africa, non ho capito io. Non puoi fare riferimento a una regione come l'Umbria. Dai. Perché allora in Toscana si annidano queste province dove costa di più? Soprattutto in Toscana. Ma la tariffa è ben determinata in ogni voce e i singoli comuni ogni anno l'assemblea approva la tariffa in base a quelli che sono i costi di Nove Acque. È un costo perché ho capito qui che stiamo a disquisire sull'utile che deriva che il privato deve percepire. Il problema è questo, ma è una minima parte rispetto a quello che è poi la tariffa complessiva. D'altronde, se il privato a suo tempo ha investito una marea di miliardi in Nove Acque, il ritorno ce lo deve avere, se no altrimenti quindi ce lo può è avere. Stato un errore allora darlo ai privati? Assolutamente no.
Perché? Perché almeno si beve l'acqua d'Orvieto, che è buonissima. Prima non la bevevi? No, era dell'Arno e era depurato con la varichina. Oggi viene dal Tevere e depurata. Quindi tu dici diverso. L'acqua del comune è buonissima. Io non compro l'acqua. Io da quando c'è l'acqua di Monte d'Oglio risparmio un sacco di soldi. Quindi paghi più la bolletta, ma non prendi l'acqua minerale. Risparmio in macchina, in fatica e in soldi. Da quando c'è la... Tu vai di luglio a agosto a bere l'acqua della cannella? Non c'è bisogno di mettere un frigorifero? Prima cosa bevevi? E veniva un po' calda. Era la varichina e basta. Oggi l'acqua è buona. Io da oggi risparmio. Poi tutto questo. Perché l'acqua è buona, questo ti do ragione. L'acqua è buonissima. Si mette in brocca, è buona. L'acqua è buona, prendi la cannella, la metti in brocca. Poi possiamo anche dire una cosa, ma non perdere un colpo al cerchio, un colpo alla botte, perché le pensiamo veramente. Cioè, tu la pensi così, io la penso in un altro modo, però insomma. Quindi ognuno la pensa come vuole, ma vogliamo dire due cose anche sul comitato acqua pubblica. Sai su cosa? Perché di fatto ha fatto questa campagna dell'obbedienza civile, no? E di fatto però ha messo un po' nei guai certe persone. Le persone ovviamente l'hanno fatto, sono tutti grandi e vaccinati, quindi saranno stati loro convinti della scelta che hanno fatto. Però se passa il principio che io domani applico io un referendum per cui invece che la bolletta 100 la pago 80, cioè ognuno qui fa come gli pare, no? E dopo si può discutere se staccare l'acqua è un discorso, staccare il telefono è un'altra, quindi l'acqua è un bene primario, quindi sarebbe indissolubile. Però insomma, come la vedi questo comitato che ha fatto questa campagna e c'è chi l'ha seguito poi pensando magari di vincere facile e invece alla fine è stato un po' un macello, come con il lato Alto Valdarno per quanto riguarda la famosa tassa sui fossi, come è andato a finire? Come ti dicevo, che in appello hanno perso per forza, la legge è quella, non è che o si cambia la legge altrimenti è inutile voler protestare, vai vincere in primo grado. Come visto con lo spot pubblicitario quando giocano in 11 contro 1000, è facile, è molto facile, perché in commissione di primo grado si tende più a recepire quali sono le istanze personali del momento, invece come state buttare poi il secondo grado centrale e non c'è niente da fare, la legge quella deve essere applicata, è così con le acque, non c'è niente da fare, la legge quella deve essere applicata, se il consiglio di amministrazione stabilisce un certo prezzo tu ti devi adeguare, se non ti adegui sai che rischi quello che rischi, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare, l'unico modo non è non pagare, perché tanto non serve a niente, è combattere per far sì che questo sopruso venga eliminato e magari e poi eventualmente chiedere i rimborsi una volta che è stato modificato, prevedere anche i rimborsi, ma così com'è adesso è inutile non pagare, siamo in contro certo, stacco dell'acqua. Però staccare l'acqua, perché una parte l'hanno pagata, quindi staccare l'acqua è forse eccessivo, dai. Ma non è che non hanno pagato per niente, ho capito, non, perché una volta la chiudevano, la semi chiudevano e mandavano il regime minimo di acqua, sì. Invece qui la staccano del tutto. Come lei, anche lei non paghi la bolletta, però ti dà un minimo certo. Te lo dà. E quindi mi sembrerebbe logico che comunque sia una piccola parte, soprattutto per i bisogni essenziali, fosse pagata. Ma anche coloro i quali poi si mettono in certe condizioni, sappiano anche quelle che vanno incontro, specialmente quando c'è bambini anziani in casa. Questo va tenuto in conto. Lo sai che con sto sole mi è venuta sete, ce l'hai una brocca che andiamo bene? No. C'è una bottiglia d'acqua a macchina, ma quindi c'è la tua. Quindi... No, io voglio l'acqua di nuove acqua, adesso mi hai fatto venire voglia. C'è la fontana qui più avanti. Beh, andiamo bene, vai. Ciao.